Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Nuovamente con Nexus 7, il tablet di Google uscito in questa estate, per mostrarvi l'aggiornamento Android 4.2. Stiamo parlando sempre di Jelly Bean, quindi un aggiornamento che non va a cambiare la versione come nome, ma che passa dalla 4.1.2 alla 4.2. Le novità sono molte, le abbiamo viste già con Nexus 4 e alcuni focus sul nostro blog, e adesso le andiamo a vedere all'interno del primo tablet di Google. Per prima cosa vediamo due icone in basso che ci permettono di gestire la parte relativa al multiutente, che vedremo a breve, e in più troviamo l'integrazione con Google Now. Google Now si trova nella parte bassa, non si trova più nel ring di sblocco, quindi non avremo più la possibilità di sbloccare da qua il tablet o il telefono per accedere a Google Now, ma lo troveremo nella parte bassa facendo uno swipe verso l'alto. Google Now è ovviamente preinstallato come tutti i dispositivi Jelly Bean, e oltre alla possibilità di gestire Google Now e il multiutente è possibile gestire anche i widget all'interno del menu di sblocco. Cliccando per esempio sull'orologio noi possiamo sbloccare il dispositivo direttamente all'interno dell'orologio, orologio che mostra una nuova versione con il timer contro la rovescia, il cronometro, l'orologio e tutte le impostazioni relative a sveglia e per esempio anche la città in cui siamo. Molto particolare il fatto che oltre alla modalità notte, nelle impostazioni troviamo la scritta impostazioni in rosso, così come le città ha una scritta rossa. Questa è la prima volta che vediamo un carattere rosso all'interno di un aggiornamento Android. Facendo uno swipe verso destra o verso sinistra, a seconda di come avete impostato il vostro dispositivo, avremo la possibilità di gestire i widget. Qui abbiamo messo per esempio la nostra agenda, ma con il più è possibile andare a selezionare i widget che abbiamo installato all'interno del nostro smartphone o tablet. In questo caso soltanto 3, ma sarà possibile ovviamente installarne altri senza nessun tipo di problema. Sempre dal menu di sblocco è possibile andare a gestire il multiutente. Qui abbiamo il nostro utente principale Niccolò, qui abbiamo il nostro utente di test, e nel momento in cui passiamo da un utente all'altro automaticamente viene cambiato tutto. Abbiamo per esempio qui la info HD Blog, nell'altro caso avevamo l'info HD Network, e cambia lo sfondo, cambiano anche i widget. Qui infatti avevamo inserito la mail per questo nostro utente. Inoltre nella gestione widget, se abbiamo installato delle applicazioni diverse, vedremo dei widget ovviamente diversi. Torniamo nel nostro utente principale e andiamo a vedere anche le novità a livello di UI. Per prima cosa il telefono, o meglio il tablet, non ha avuto cambiamenti di look, di estetica, e non ci sono quelle funzioni tipo pinch to zoom che ci permettono di saltare da una home all'altra. Il menu è sempre lo stesso, non ci sono novità. Quello che cambia è l'introduzione di alcuni nuovi widget per quanto riguarda l'orologio, alcune nuove opzioni per quanto riguarda appunto il multiutente, e soprattutto novità per quanto riguarda la barra di notifiche. Innanzitutto la barra di notifiche è divisa in due, abbiamo la possibilità di fare uno swipe in basso con un solo dito per aprire le notifiche, mentre prima ne erano necessari due, e oltre a queste notifiche avremo l'informazione dell'ora, l'informazione della data, e non ci sarà più il tasto impostazioni. Per accedere alle impostazioni sarà sufficiente fare uno swipe dalla parte destra, quindi a sinistra le notifiche, a destra avremo il tab Quick Settings, dove è possibile visualizzare il nostro utente Niccolò, andare a gestire luminosità, rotazione, percentuale batteria, Bluetooth e modalità aereo, e ovviamente entrare all'interno delle impostazioni. Purtroppo, come abbiamo visto su Nexus 4, e comunque anche su Galaxy Nexus, queste opzioni rapide non sono opzioni attive direttamente verso quella funzione, ma apriranno il menu contestuale, per esempio del Wi-Fi o del Bluetooth, o unico caso la modalità aereo, che effettivamente cliccandola è l'unico Quick Settings che fa la funzione diretta senza accedere al menu impostazioni. Togliamo la modalità aereo e quindi riattiviamo il Wi-Fi,
e poi è possibile anche per la rotazione automatica disattivarla semplicemente tramite questo menu. Rotazione che ovviamente ci permette di ruotare anche la home, questa funzione l'avevamo già vista comunque in Android 4.1.2, è stata introdotta con l'ultimo aggiornamento minore e ovviamente viene ripercorsa in questo aggiornamento 4.2. La velocità della UI è decisamente molto buona, non abbiamo notato comunque grosse differenze rispetto alle precedenti versioni, il Nexus 7 si muove sempre molto bene e non ci sono veramente problemi nella gestione di tutti i programmi e di tutta la UI. Non cambiano la gestione delle cartelle, così come non cambia la gestione delle applicazioni principali. Ovviamente, essendo Google Music arrivato anche in Italia, quando andremo ad aprire il Play Store avremo anche la visualizzazione della musica all'interno appunto del Play Store con tutti i brani che possono essere tranquillamente scaricati. Sempre all'interno delle impostazioni troviamo le altre novità che vanno a vedere come ci sia un kernel leggermente più aggiornato, ci sia la versione Android 4.2 Jelly Bean, qui abbiamo un errore con tutta l'easter egg che ormai conosciamo, e troviamo fondamentalmente la parte utenti che è la parte nuova. In questo caso noi avremo una gestione molto interessante del multiutente, perché avremo l'utente principale che sarà il proprietario, più altri utenti che saranno possibili aggiungerle semplicemente cliccando aggiungi nuovo utente. In questo caso potremo aggiungere un nuovo utente e decidere se configurarlo subito o in un secondo momento. Praticamente configurandolo ora avremo un terzo utente in questo caso con una configurazione che deve essere fatta e partiremo proprio dalla schermata di benvenuto. Torniamo adesso nella parte del nostro utente principale, andiamo a cancellare l'utente che abbiamo fatto e come vedete tutto avviene veramente in maniera rapida, senza nessun rallentamento e con estrema velocità. Come vediamo, noi in questo utente principale abbiamo settato una serie di widget, abbiamo alcune applicazioni installate come Instagram, abbiamo TripAdvisor, TegraZone, Reader, WidgetNow, WizWidget e altre, cosa che non sono presenti nell'altro utente che appunto abbiamo configurato. Se infatti andiamo a cambiare il nostro utente e entriamo nell'utente test, noi vedremo come tutto cambia. Cambia l'impostazione della home, cambia i widget che abbiamo inserito, cambia ovviamente la gestione generale con la nostra faccia che ci indica che l'utente è quello diverso, ma cambiano anche le applicazioni. Come vedete qui praticamente non abbiamo installato neanche un'applicazione e infatti il menu applicazioni è molto più scarno e vuoto rispetto all'altro nostro utente. Questo è molto comodo perché effettivamente noi potremo gestire due utenti con applicazioni diverse senza nessun tipo di problema e senza che l'altro utente abbia accesso ai nostri file. In particolare noi, per esempio, nell'utente principale abbiamo Picasa e tutta una serie di album online più due immagini all'interno del nostro tablet, quindi nella memoria interna. Se andiamo a cambiare utente e entriamo nell'utente di test, vedremo come in realtà andando nella galleria non ci siano le immagini che abbiamo visto precedentemente, ma ci sia la nostra foto che abbiamo scattato per l'utente, che non appare ovviamente nell'altro nostro account. All'interno della galleria troviamo altre piccole novità, con la possibilità di cliccare direttamente l'immagine per andare a modificarla. C'è questo tastino che lo troviamo qui in basso che ci permette proprio di gestire la nostra foto con vari effetti. Abbiamo la possibilità di fare per esempio l'effetto vintage, il bianco e nero, oppure ancora blu, o comunque tutta una serie di filtri un po' stile Instagram. Andiamo a prendere questa immagine, possiamo per esempio anche andare a inserire qualche cornice particolare, quindi abbiamo di vario tipo, oppure ancora possiamo fare il crop dell'immagine, raddrizzarla, ruotarla, fare un effetto specchio, applichiamo ruota,
e come vediamo possiamo ruotarla un po' come vogliamo. Abbiamo poi la possibilità di andare a agire sul contrasto aumentandolo o diminuendolo, lo aumentiamo un pochino, oppure ancora gestire per esempio la nitidezza e altre opzioni sempre tramite questo menu. Altre opzioni le troviamo diverse all'interno di Chrome, che non ha novità assolute ma risulta un pochino più veloce rispetto alla versione che avevamo provato nella precedente distribuzione Android. Chrome ancora non è, a nostro parere, perfetto, però è sicuramente uno dei browser che ci permette di avere un'esperienza internet decisamente soddisfacente, anche se la velocità con cui si muove tutta la UI è leggermente inferiore a quella di altri browser. Quello che abbiamo notato è che con questa nuova versione non ci sono più gli effetti bianco quando andiamo a fare una scrollata veloce, ma tutto rimane carico e assolutamente ben visibile, senza nessun tipo di bug o artefatto. Anche il multitouch risulta più rapido, più veloce, e non ci sono particolari problemi. Ora vi avevamo saltato da una pagina all'altra facendo lo swipe, quindi c'è stato questo attimo di visualizzazione appunto di una nuova pagina. Per il resto Google ha offerto un'interfaccia praticamente identica a quella che abbiamo visto su Android 4.1.1.2, però la possibilità di gestire il multiutente è sicuramente molto comoda e decisamente efficace. Con questa anteprima è tutto, ovviamente altre novità sono presenti all'interno della gestione generale del sistema. Abbiamo una gestione migliore di tutti i programmi, c'è una qualità leggermente superiore dell'ottimizzazione del kernel e del codice, quindi comunque le novità non sono mancate, anche se si tratta di una minor release. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicola.